mi ha aperto un file. Questa cosa che io ho, abito a San Giovanni, ho comprato un box, ma che c'entra una smart? Perché era un box del 40, una smartina. Non è che c'erano i SUV nel 40, nella smart. A un certo punto hanno messo la corrente, del 46, non lo so, dico una stupidaggine, e interruttore generale, il genio. L'ho messo dentro il box. Quindi se salta la corrente, tu devi trovarti. O te smolecolizzi come Star Trek, come c'entro dentro il box, chiaro? Morale della favola, tiro, rompo queste tre cose, entro, accendo, però non va più su. A mia moglie dice, guarda, chiama uno per riparare che devo andare via. Mia moglie mi chiama, guarda, è venuto uno, ha detto per cambiare queste tre cose e l'interruttore, on e off. Cioè, no, quello da Soyuz, on e off. Pure due fili, si accendeva uguale, perché quando fa la scintilla fa... Dice 500 euro. Io ti dico, gli hai detto che il box già è nostro. A 500 euro, tre sbarre di ferro, dico, mi pare... Però ormai non mi meraviglio più di niente. Dico, guarda, lascia perdere. Io vado da un amico mio che c'ha un ferramenta a una via di Roma, allora vi dico via Collazia, magari lo conoscete, magari a Belluno, non lo sanno. Dico, un ferramenta antico, se il ferramenta è terribile, eh? Ferramenta se non ti vuol dare una cosa, non c'è santi che te la dà. Hai visto, tu vai lì, fai, che volete le viti, quante? Porca miseria. Dice, sì, 20, 20. Per che cosa? Tu devi spiegare che tipo di muro c'hai. Dice, guardi, lascia perdere, c'ho un collo, il quadro, c'ho un collo. Perciò il ferramenta sentivo bene e non ti venne niente. Mi dice, vai da uno che sta, si chiama Giorgio, non vi dico il cognome perché insomma stiamo prendendo poi magari, un fabbro. Il fabbro. Dico, ma chi è il fabbro? Perché io non ho mai frequentato un fabbro. Sta lì, da ragazzino, io muoio, entro dentro, sto fabbro, buio dentro. Sono entrato, tipo questo Star Games, quello che travi dentro la porta e ti trovavi da un'altra parte. Entro dentro il 60, dico, detto, signor Giorgio, dal buio fa. Buongiorno, dica. Ho detto, mi sa che mi tocca spendere 500 euro di quell'altro perché qui... Io, guardi, mi manda Carletto, c'ho un problema alla serranda. Dove sta la serranda? Sempre dal buio, io ancora non ho visto chi era, eh. Io ho fatto a Via Druria. Papà, esce dal buio e mi dà un esagono di ferro, così, e un martello tutto di ferro, pure il manico, e mi fa, va che arrivo. Traduco, va che arrivo. Io ho cava vespa, vado a lume, dietro la bicicletta, tipo, arrivo, 65-70 anni. Allora, stasera è andata a tre botte, tre spallate, cinque martellate, è rimasto un bozzetto. Dico, mamma mia, dico, mamma mia, un mago. Mi ha detto, ecco qua, tutto a posto, dice, mi dispiace che non ho il grasso appresso. Cioè, capito, questi viaggiavano. Col grasso non s'accoccia, lo tenevano dentro al giornale il grasso. Cioè, ragazzi, sto a scherzare, dico, non si preoccupi, signor Giorgio, dico, mi dica quant'è? Mi fa, dammi 10 euro. Ho fatto, no, ma che 10 euro? No, perché venivo dai 500 di quell'altro. Dico, per me? Dico, no, dico, io ho dato un'altra cifra. Dico, no, non ti preoccupare, te devo pagare il caffè allora. Sai l'onestate, questi antichi. Sale sulla bici, scende e fa, ma che te devo mettere il grasso? Il grasso era, perché doveva finire il lavoro. Erano così, doveva finire il lavoro, aspetta, senza battere le mani, poi vi dico perché. Devo andare via, domani ci scemo tempo del sapere.